Via! Fanculo. Via! Bravo Sky! Appena piantato il Vector. E ti tiri tetto in nudo. Ma sono partiti almeno, perché per me no. Arrivano. Figa. Mi hai preso te? Cioè non è giusto. Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati con un nuovo video con i Fast Deathmatch Gameplay, una modalità che giochiamo quando vogliamo fare delle partite un po' così più frenetiche ed intense rispetto al solito. Per chi non la conoscesse, la modalità è molto semplice: c'è una bandiera che è posizionata in mezzo al campo e ci sono due squadre che se la contendono, e l'obiettivo è posizionare la bandiera e difenderla per 5 minuti. C'è la possibilità di respawnare, di conseguenza il game è estremamente veloce e intenso, e quindi una modalità che ci piace giocare ogni tanto così per cambiare. Da sotto com'è? Prima, appena partiti, ero stato colpito praticamente subito da un pallino che non avevo capito da dove fosse arrivato. Comunque non era un grave problema, visto che potendo respawnare sono ritornato aspettando l'arrivo di mio compagno, visto che abbiamo dato il dover respawnare due alla volta, così che da poter dare un po' di tempo magari alla squadra attaccante di poter completare l'attacco. E come vedete mi ero spostato in basso per poter cercare di avanzare protetto dai miei compagni da sopra e cercare di raggiungere magari qualche nemico dalla destra e colpirlo in modo inaspettato. Mi sono spostato un attimo qua sopra per vedere e cercare di capire com'era la situazione. Mi sono fatto dare qualche informazione dei miei compagni, ma non riuscivo a vedere molto. Non lo vedo. No, non ce l'ho, eh. Sento la pianta davanti a te, quella grossa. Muore a destra uno. Oh, andiamo da giù allora, eh. Ah, ci sei Fumi? Ok. Vado con Fumino da destra io. Visto che era arrivato mio compagno, che era appena respawnato sempre da questo lato, sono sceso ad avanzare con lui così che da poter andare avanti assieme. Purtroppo è stato colpito subito anche lui, quindi ho dovuto continuare l'azione da solo. No. Figa. Visto che i miei compagni a sinistra stavano facendo un'ottima copertura e visto che il sentiero qua davanti sembrava libero, ho deciso di andare avanti e vedere se riuscivo a vedere qualche nemico e approfittare del fuoco incrociato con i miei compagni per colpirli. C'era una copertura abbastanza fitta, un sacco di rami e di foglie, di conseguenza avevo provato a sparare nella direzione dove avevo visto dei movimenti, ma non ero riuscito a colpire nessuno. Stavo aspettando il momento buono, magari anche il supporto di qualche compagno, e cercare di guadagnare ancora un po' di posizioni più avanzate.
qua mentre avanzavo ero riuscito a colpirne due e a questo punto mi sono nascosto in questo anfratto. Avevo raggiunto una posizione così avanzata che alcuni degli attaccanti che erano sulla parte superiore erano praticamente alla mia stessa altezza e quindi da questa posizione ero riuscito a colpirli abbastanza facilmente. A questo punto, visto che i miei compagni avevano raggiunto la posizione della bandiera, l'avevano posizionata, non avevo alcun interesse nell'andare avanti maggiormente e ho mantenuto questa posizione così molto nascosta e proprio al lato estremo destro del campo, ho cercato di mantenere la posizione e di eventualmente ingaggiare qualche elemento dell'altra squadra che venisse dal mio lato. A questo punto mi sono limitato a rimanere qui fermo per qualche minuto, aspettando che un po' quelli dell'altra squadra respawnassero per vedere di riuscire a colpirne ancora qualcuno. Sono a destra, molto avanti. Mantieni la posizione che facciamo copertura sulla bandiera. Qui avevo intravisto una dell'altra squadra che era non molto distante da me, penso intorno ai 25-30 metri, e che era completamente scoperto dal mio lato perché non aveva la minima idea di dove io fossi, ed era girato verso di me con lo zaino completamente rivolto dal mio lato. Gli avevo sparato in quella direzione, ma c'era proprio un albero in mezzo che temo abbia deviato la maggior parte dei colpi. Infatti lui non si è dichiarato e quindi non credo di averlo colpito. Preso! Qui avevo sparato sempre in quella stessa direzione, visto che non si era reso conto di dove fossi, ma così facendo mi sono fatto scoprire. Son preso! Oh! Porca puttina! Bello sto sentiero, una c***o di autostrada! Io sono qua, lo spawn. A questo punto ero ritornato al punto di spawn. Erano ormai quasi passati 5 minuti di tempo che avevamo prima della fine della partita, quindi dovevamo difendere la bandiera per soltanto qualche minuto e avremmo portato a casa la vittoria. Nel frattempo quelli dell'altra squadra erano riusciti ad avanzare perché avevano colpito gli Oskai che stavamo là nascosti sulla destra e anche qualcun altro qua sopra, ma eravamo ancora in pieno controllo, avevamo ancora 3-4 miei compagni qua sopra, quindi quello che mi sono limitato a fare è copertura massiccia su tutti i movimenti che c'erano. No, ma siamo seri? È finito o no? A sinistra! In questa fase erano forse un po' tutti molto audaci, infatti ho avuto sul momento dei dubbi su quello che potesse essere successo, ma riguardando i video non c'è nessuna evidenza, quindi si tratta delle solite situazioni che accadono nel soft air e non c'è stato nessun problema di alcun tipo. Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con una prossima partita. Vuol dire che ho sparato come un dannato, c'è stata. Fanno male. Dietro fanno male nel culo, lo so. Sono curioso di andare a vedere i video della scoppia di sta parte qua, anche adesso, terra in mezzo a campo aperto, ci muovevano, figa! Ci sta, è tutto. Però sono curioso.